Nella crescita lo sport penso sia molto importante per inseguire un sogno e per far sì che le persone, magari siamo più su, dentro un oratorio, dentro un campo di calcio piuttosto che un campo di basket, di pallavolo, per poter crescere sani. E questo è l'augurio che ho io per tutti i giovani di oggi. È l'amatissimo Marco Materazzi a lanciare da Arezzo un messaggio per tutti i ragazzi che affrontano lo sport, anche per coloro che magari decidono di mollare. Lo fa durante il convegno organizzato da Estra, da Arezzo Fiere e Congressi Un bel gioco non deve durare poco. Lo sport ti permette di fortificarsi, sicuramente ti fortifichi più nelle sconfitte che non nelle vittorie. La giornata è stata l'occasione anche per presentare la terza edizione del premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie. Per noi lo sport non è soltanto il grande gesto atletico, il grande risultato, lo show, la rappresentazione diciamo più alta, e anche lo sport come agenzia educativa, come contributo all'educazione e alla formazione dei nostri giovani. Quindi da azienda che sente una forte responsabilità sociale ci piace dare un contributo per approfondire questi temi. Assieme a Materazzi altri grandi big dello sport come il pallavolista della nazionale Zorzi, Beatrice Parrocchiale del Bisonte Firenze e ancora Josefa Idem, campionessa olimpionica di canoa. È stata per me una giornata di grande stimolo intellettuale anche, perché studio molto questi aspetti e cerco di tradurli in proposte educative sul campo. Il messaggio da dare ai ragazzi, ai giovani che o iniziano uno sport o magari decidono invece di lasciarlo, qual è? Ma cosa possiamo dire ai ragazzi? Come possono far valere il loro diritto a uno sport sano di fronte al mondo adulto che, come gli avvoltoi, tante volte si buttano sul talento? Proprio quello di rivendicare il diritto di provare gioia nello sport, di divertirsi e di rivendicare il diritto di provare gioia nello sport.